Perché siete qui? Qualcuno positivo? E compagni, sì. Quindi la scuola vi ha mandato? E la scuola ci ha mandato, sì, a fare il tampone, quindi tutta la classe qua. Quindi il medico di base ti ha detto di venire a fare il tampone, non te l'ha fatto lui? No, no. Mi ha mandato, mi ha fatto l'impegnativa. Adesso venivano lì a scuola a fare i tamponi. Adesso con questo centro nuovo siamo tutti qua. Vicenza, la fiera chiusa da DPCM è diventata il più grande centro tamponi del Veneto. Possiamo fare più di 1000 tamponi al giorno in questa struttura. Quindi avete iniziato lunedì? Esatto. E quanti ne avete fatti in media al giorno? Abbiamo fatto più di 300 lunedì pomeriggio con 4 linee attive. Adesso saremo già oltre i 600-700 al giorno. E stiamo riassorbendo le attività degli ambulatori che avevamo già in essere. Arriva intanto solo su prescrizione medica e con il suo appuntamento. Certo. Questa è la coda di accesso alle varie accettazioni. Eseguiamo i tamponi rapidi in queste postazioni. L'utente che ha eseguito il tampone si allontana dalla postazione ambulatoriale e si reca nella zona d'attesa. La persona che risulta positiva viene già preaccettata per fare il tampone molecolare, la persona fa il tampone e se ne va a casa. Ogni 4 ore c'è un viaggio che porta in laboratorio questi campioni che vengono processati, ripeto, con un tempo che è diventato abbastanza buono, tra le 24 e le 48 ore. Lì stiamo concentrando il lavoro grosso sulla popolazione. Qua adesso dedichiamo invece all'interno dell'ospedale l'area Covid per i sintomatici, per chi viene ovviamente in pronto soccorso, per i nostri dipendenti. La settimana scorsa la coda era ampia, ce ne sono pochissimi perché la fiera ci sta sgravando molto. Questi sono i campioni viaggiano con l'Halifax, migliaia nell'arco di? Nell'arco della giornata, ne sono arrivati anche 3-4 mila al giorno. Allora, la fiera che cosa fa? Fa prima il test antigenico rapido e questo test antigenico rapido fa conseguire un secondo tampone molecolare che noi processiamo per andare a valutare la carica virale. È quello che vi ho fatto vedere. Sì, mio figlio. È dentro? Sì, è dentro, ma ha appena comunicato che è negativo, fra poco esce. Liberi di tornare a scuola. E questo era il Veneto.